Non c'è niente da fare, tutti i ragazzini di oggi ci stanno insegnando come tornare sulla cresta dell'onda della gioventù. E oggi ci si sono messi anche i miei cuginetti che vogliono insegnarci a fare i famigerati TikTok. Sì, oggi ritorneremo giovani per un giorno. Iscrivetevi al canale! E poi un'altra domanda che mi stavo facendo è, secondo ma te... Ma fai sempre domande comunque? Sì, ma perché sono curioso, secondo te i pinguini mangiano la pizza? Ma ancora questa cosa, mangiano il kebab e gli hamburger, ma soprattutto gli hamburger. Ma come fa un pinguino a mangiare il kebab? Dimmi, esiste il negozio dei kebab in cui possono andare i pinguini? Ti devo insegnare tutto della vita, tutto, ti devo insegnare anche che i pinguini non vanno in negozio, è risaputo, comprano direttamente dal produttore. Ok, ma al Polo Nord, in Pinguilandia, c'è comunque il negozio della pizza, scusa, non quella del... Esattamente dov'è Pinguilandia? Mi spieghi cos'è quel rumore dall'altra parte? Devono essere i tuoi cuginetti? Mi sa che hanno aperto un profilo TikTok e quindi stanno facendo quei balletti. Lo fanno sempre. Ryan, sei pronto? Dobbiamo spaccare su TikTok. Sì, sono prontissimo. Ragazzi, che state facendo? Ok, che avete aperto il vostro profilo TikTok, però per favore potete fare un pochettino più con calma, sì, se no poi ci cacciano. Stavamo cercando di guardare un documentario sui pinguini. Sì, vabbè, dai, sanno che è una cavolata. Sì. Ma voi siete vecchi, cosa ne capite di TikTok? TikTok è più per i giovani. Sì, infatti, che cosa ne capisci te, brutto vecchio? Io vecchio, ma come vi permette? Guardate che guarda che sono anche io su TikTok, anche se preferisco Facebook. Tu sei su TikTok? Facebook, cioè, ma vi rendete conto? Guarda che Facebook è un bel social network. Sì, certo, per quelli vecchi come lui. Vuoi vedere come faccio i balletti? Vai, sono proprio curioso. No, sto scherzando, devo andare in bagno. Sì, troppo bello. Sì, zio Kazu, semplicemente perché non sai farlo e non hai coraggio. Sì, appunto. Cosa avete detto? Guarda che io sono il king dei TikTok. No, questo non dovevate dirlo. Ora sì, Kazu. Ecco, l'avete combinata grossa. Grande pirla, tu stai zitto che non sei buono neanche a fare una foto per Instagram. Ascolta, intanto dell'altra 10.000 like. Zio Kazu, vieni qui se hai il coraggio. Non chiamatemi zio Kazu, chiamatemi Kazu King dei TikTok. Dai, insegnatemi una mossa, visto che io sono il vecchietto, insegnatemi una mossa e vi faccio vedere come la riesco a fare. Su, forza, vai. Questa? Che devo fare? Devo fare l'onda del mare? Che ci vuole, capo? Sono bravo? Sei così otto che quasi mi serve l'estintore. Ah, grazie capo, grazie, lo so, sono troppo bravo. Zio Kazu, allora se sei bravo a fare questo, prova a fare anche questo. Dai, su, sentiamo, siamo dei giovani. Che ci vuole a fare questo? L'abbiamo già fatto, cos'altro devo fare? Vediamo. Facile, cioè come quando vai in bagno, ti lavi le mani e poi devi asciugartele, no? Non sapevo che casa nostra fosse diventata un centro di recupero. Sì, è diventata un centro di recupero anziani che stanno su Facebook e che vogliono passare su TikTok. E io ci sto riuscendo a differenza tua. E continua così, ma sei bravissimo, un fenomeno, 20.000 like garantiti, io torno a... guardarmi Facebook. Fifone, è inutile che Facebook è il nuovo Instagram. A sera metti così. Allora mi fiondo subito, ti faccio vedere io come si fa. Eccomi, vi faccio vedere io come si fanno i balletti. Ma guarda che questi occhialoni non vanno. Sì? Ah sì? Questi non vanno bene? Sono quelli tuoi? Sì, ma mi hai copiato. Sì, certo, ho copiato. Li ho messi prima io, ce l'avevo già da quando sono nato. Io sono nato con gli occhiali, certo. Ragazzi, guardate un po'. No, fermo, non è che devi farci vedere come si fa. Cugini, insegnati un passo a capo. Ma cosa vuoi insegnare? Guardate un po', vi faccio vedere il balletto dell'aquila. Grazie, cavolo, è sto balletto dell'aquila. Vai, fategli vedere come si fa. Ma era il balletto più bello che conoscevo. Pilla capo, prova a fare questo. State parlando di me? Sì, esatto, prova a fare questo. Arrivo, ci sono già, sono pronto. Ragazzi, guardate un po' come si fa. Vi insegno un po' di ritmo. Allora, com'è che era a destra? Poi sì. Aspetta un attimo. Ma cosa fa?
a sinistra. Potete rifarmelo vedere? Dai, su, fateglielo rivedere, dai. Allora, 3, 2, 1, via. Facile, no? Allora, io quando guardo voi due, in realtà ce la farei anche se guardassi solamente voi due. Il problema è che poi vedo quel pirla là dietro vestito di blu e non è che... mi confondo un po' le idee. Bla bla bla, magari non sono bravissimo nei balletti, ma ci sono tante altre cose su TikTok, come ad esempio il make up. Prima di tutto sono cap e basta, che è May, non è mio fratello. E seconda cosa, in cosa consiste? Guarda zio Kazu, questi qui sono i video make up di TikTok. I video make up, cioè praticamente ti devi pitturare tutta la faccia. Capo, vuoi provare? Io? Sì, sì, proprio tu. Va bene, va bene. Vi faccio vedere come si fa. Allora, Pirla Cap, se non ricordo male nel TikTok facevano... Ma secondo me ti ricordi molto male. No, secondo me non proprio, non allora, proprio così. No, Kazu, ti prego una mano. Kazu, mannaggia te. Kazu, vieni qui. Ma perché no, devo fare sempre così? Io? No, non sì, faceva sì, così. Facevano sono proprio così. Sono sicuro che non facesse così. Non faceva così, Kazu. Ma che cosa stanno facendo? Ma ti sembra make up questo? A me sembra più che altro uno scherzo. Bravi, cuginetti, bravi. Siete dei make up artist bravissimi. Sì, sono pronto per la festa in discoteca. Quando andiamo? Secondo me questo make up è carino. Allora, fatemi spulciare un altro po' TikTok. Zio Kazu, un altro format che va bene su TikTok sono i meme. I meme? Sì, sì, proprio i meme. Magari potresti fare un meme con Pirla Cap. Ottima idea. Quando il tuo amico Pirla Cap dorme, quindi gli fai uno scherzo, c'è... Oh, ma cos'è che hai detto? Chi è che fai lo scherzo? No, 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 no. Quando è un fratello uguale a te, tutti si confondono. Check. Vabbè, tu mi aiuti a fare i compiti? Ah, certo che non è possibile che Kazu, che sta tutto il giorno su Facebook e Ask FM, social che io non ho mai sentito nella mia vita, sia più bravo di me a fare i TikTok. No, questa cosa è inammissibile. Devo trovare una soluzione al più presto. Roger, non so se la via è libera perché non vedo niente con questi occhiali. E togliteli, Pirla! Sì, anche tu hai ragione. Sì, via libera, Roger, via libera, ripeto, via libera. E allora vai, muoviti! Scusa. What the hell? Roger, ho sbagliato! Ma che stai combinando, Pirla Cap? Ragazzi, potete venire in camera mia, ho una cosa da chiedervi. E cosa ci dai in cambio? Beh, per esempio, ho scoperto che c'è un nuovo ristorante di sushi proprio qua dietro casa e potrei portare qualcuno di voi due. Fa anche il kebab. Sì! Kebab! Sushi! Kebab! Sushi! Kebab! Sushi! Kebab! Sushi! Kebab! Sushi! Ragazzi, potete venire in camera mia al posto di discutere. Quindi, allora, insomma, com'è che stavi dicendo? Allora, questo si fa così, ma devo invertir... Mannaggia, questo non riesco proprio a farle. Tu cos'è che dicevi dell'aquila? Che l'aquila è un animale, di certo non puoi metterti a fare un balletto. Sono proprio un caso perso. Però non ti preoccupare, possiamo farti migliorare. Oh, davvero? Potete? Ma, per esempio, potrei battere Kazu, detto così, in confidenza. Ovviamente non è lo scopo di tutto questo casino, però, in confidenza, potrei battere Kazu. Beh, sarà difficile per un pirla, però potresti farcela. Ok, per un pirla dici per Kazu, quindi... No, per te, grande pirla. 2 hours later. Quindi allora, non ho capito, parto così, poi faccio così, poi rifaccio 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 così, poi rifaccio... Ma è giusto? Sì. Perfetto, sono pronto per battere Kazu. Sì, nonna, i cuginetti, tutto bene. Sì, hanno mangiato, ho preparato la carbonara, hanno mangiato il kebab e il sushi. Ma come? Ma il sushi è buono! Ma perché dobbiamo mangiare sempre la lasagna e la parmigiana? Anche il sushi è buono. Ti ho bussato delicatamente. Sì, kebab. Sì, con quella carne lì. Nonna, ti devo salutare. Ciao, che cavolo vuoi? No, ti dicevo, ho bussato delicatamente perché... Non so, magari tu, esperto di Facebook, volevi fare un'altra sfida su TikTok. Ma ti ho già dato la dimostrazione prima, sono più forte di te a fare i balletti, mi dispiace. Sì, certo, più forte di me. Allora non hai mai visto il mio ultimo balletto? Ah, sì?
Vediamo sta pagliacciata. No, no, bello mio, così non mi corrompi. Devi venire di là e affrontare la sfida da vero uomo. Ok, io affronterò la sfida da vero uomo. Tu affronterai la sfida da vero... Vera donna. Pirla. Ah, sì, pirla. Sì, fammi vedere di che pasta sei fatto. Secondo me Barilla. Dai. Ma come Barilla? Che vuol dire pasta? Vuol dire... Ah, che cavolo, vai, partiamo. Dai, sono scotti. Ok, vai. 3, 2, allora, si parte con questo qui, eh. Sì, va bene, dai. Tanto io non so fare meglio di te. Cazzo, sei sicuro che quello lì sia il maletto giusto? Cazzo, sei sicuro di non starne facendo un altro? Cugini, chi è più bravo? Zio Cazzo, mi sa che è più bravo quel birla. Come? Io sono il vostro cugino. Oh, grazie ragazzi. Non dovete dire che è più bravo lui. Io me ne vado. Eh sì, vattene, grande birla.